Bene, ciao ragazzi, come vedete oggi sono qui alla Samsung con un semplicissimo orologio. Magari potrà sembrare ai più, in realtà questo è il Galaxy Gear. Il Galaxy Gear è un nuovo orologio, diciamo, multifunzione di Samsung, che praticamente ha un display da 1.63 pollici, Super AMOLED 320x320 con 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, 1,9 megapixel la camera, che sarebbe questa qui, che quindi permette anche di fare foto e registrare, di dimensioni praticamente 36.8, 56.6 per uno spessore di 11.1 mm, questo spessore qui, per un peso di 73,8 grammi e con connessione Bluetooth. Cosa possiamo fare con questo orologio? Innanzitutto le notifiche. Le notifiche magari ci arrivano, non so, sul Note 3 o sul Samsung Galaxy Note 10.1, la versione del 2014, praticamente ci permette di avere le notifiche anche sul telefono, sul telefono, che dicevo bene, che è sul orologio. Voice Memo per fare le registrazioni vocali, e Svoice invece ci permette di interagire anche eventualmente con il tablet. Abbiamo qui per esempio il Tab 10.1, il nuovo Note 10.1, e qua abbiamo le applicazioni dedicate per l'orologio, come Gear Manager. Pensiamo, se andiamo in Clocks, possiamo fare questa funzione qui. Possiamo modificare per esempio l'orologio, quindi scegliere cosa va meglio a noi. Per esempio, siamo delle persone che vanno un sacco, non so, in giro, e quindi hanno bisogno di, non so, un calendario con, per esempio, il ora non sono eventi, ma magari dove sono eventi, oppure siamo abituati a fare passi, a camminare, a fare jogging, c'è quello per il pedometro, oppure con gli shortcut, quindi con la possibilità di andare direttamente in fotocamera, in impostazioni, oppure in microfono. Detto questo, direi allora che altre applicazioni, c'è My Apps, che può essere utilizzata, Samsung Apps, per mettere altre applicazioni che riguardano sempre il collegamento tra telefono e tablet. E infine vorrei farvi vedere tutte le opzioni che sono sul telefono, quindi Notification abbiamo detto, poi abbiamo Voice Memo, e Svoice lo vediamo alla fine, Gallery per vedere le fotografie, Media Controller per tutti quanti i video e la parte multimediale, Pedometer sarebbe praticamente per riguardante il footing, il fitness, quindi per calcolare i passi, eccetera. Settings, quindi ci fa settare il volume, il display, il sound, il Bluetooth e quant'altro. Facendo questo swipe dall'alto verso il basso si chiudono le applicazioni, si torna indietro, e qui abbiamo le apps disponibili, che sono queste, che naturalmente poi sono sincronizzate anche con il tablet, le chiamate, il registro chiamate, i contatti, e sto nella pagina principale. Se vogliamo chiamare un numero, basta andare qui e iniziamo a digitare il numero, effettuare quindi la chiamata con il tasto call. Lo speaker nel quale noi dobbiamo parlare per farci sentire è questo, e quindi diciamo che l'utilizzo che si fa di questo orologio è praticamente questo: da qui si sente con l'orecchio, da qui praticamente esce il suono dalla nostra bocca. Magari è un po' scomodo fare questo movimento e rimanere così con il orologio, magari sì, forse l'opzione migliore è questa, però sinceramente a me personalmente mi risulta un po' scomodo. L'ultima applicazione che volevo farvi vedere era Svoice, già disponibile per Galaxy S4, che ci permette vocalmente di interagire con il dispositivo. Per esempio andiamo su Svoice. Call Maria. L'equipo también se le podrá descargar las aplicaciones, vas a poder marcar Ecco che dopo aver fatto la ricerca il dispositivo sta chiamando Maria Braun, un dealer di prova in questo caso, e scusate per l'attesa, ma purtroppo qui la connessione wifi non è il massimo. Quindi direi allora che per questo Galaxy Gear, quindi questo orologio particolare multimediale di Samsung, è tutto, e quindi ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao ragazzi.